Ferro da stile elettrico e non me lo riporta più quanto è vero che mi chiamo Cesira. E non importa, la guardi, esce il mio cardo, che la crede di farmi rabbia con quell'aggeggio. Le più le volte si piglia la scossa che quelle si riesce a stirare. Come le agra quell'uva. Già, la disse la volpe. Ma che volpe, io non ho avuto bisogno della vostra roba, sa? Oh no, facci d'erba, mio paino le ha a chiedere. E a rompere. A rompere? Oh, che va rotto, sentiamo. Per ora le palle. Oh no. Ma senti quel rimbambito. La lasci stare il nonno, Perché? Che ha paura che gli si rompa anche quello? Di gel è poco scalcinato, gli è. Il che? Quando son nato? Non la senta, Per sua norma e regola, io son della lassa di ferro. E son dell'81, e quando nacqui io, e non c'era nessuno. Nessuno. La sarà stato anche di ferro, ma ora l'è di molto arrugginito. Il che? Patio, guarda la bellina, la sembra la donna di piccola. La lasci perdere, nonno, e un meriti il conto. Di che? Io sono tutto. No. Intendiamoci bene, Via, non nonno, tutto. La tenga, la s'asciughi. Ecco, brava. La lo lei dall'umido, se no si imbarca. Di che? La si imbarca! Lei non si imbarca, non si la mai. Di che? Non mi lavo mai. Ho la moderi le parole, sa. Guarda quel vecchio citrullo deficiente. Di già a quest'ora, se non fosse vecchio e scemo, l'avrei tirato d'umanache. A chi la ritira d'umanache? A quel vecchio grullo, se non ne smette d'offendere. E poi anche a lei, sa, che la crede di farmi paura. Ma nemmeno lei ha messa. Lascia fare. Fra un po' gli arriva Marco, che è possibile ci trovi sempre a letticare. Oh, Marco, bel mobile anche quello. Se un po' senti urlare, io non ce la vedo più. Così si sta più larghi. Perché? Che vi dà di morta noia, fidanzato della mia figliola. Sicuro, io mi preoccupo per quel cuore innocente. Ma chi sarebbe il cuore innocente, il suo figliolo? Sicuro, Ottavino, no? Senti, che la va, e la lo chiama innocente. Ma se ne sa più lui di una levatrice. Per forza, e gliela insegnate tutte quei vecchio porco lì. Sporco? E batti, o se mi son lavato! No, e lei perché la lo tiene sempre in giro?
Se la lo levasse un pochino dalla strada ne imparerebbe di meno. Lei non si preoccupi, che all'educazione dei miei figlioli ci penso da me. Sì. La pensi piuttosto a tenere a freno la sua delle figliole, che quando c'è quell'altro per la casa, per entrare in questa stanza bisogna chiedere il permesso. Sì. L'usciolo è sempre aperto. Già, per entrare nella colombaia. Che colombaia? Sì, credo. E sembrano due piccioni in amore, e il bacino, e la carezzina. Dio mio, in fondo siamo giovani, ci si vuol bene. Dio, ma anche lei l'avrà provato. Ma che tu vuoi l'abbia provato? Il suo marito non faceva mia all'amore con lei. E lo faceva ma quel quartierino che la c'aveva e che gli hanno tirato giù gli americani. Sì, t'ha ragione, figli di cani! Oh, figli di cani, sì! Oh, figli di cani, ha detto, figli di cani, ha detto! Ma il che c'è? Il che c'è? Mi si sente di fuori. Di che avete in corpo? Serpenti! Il che ti do le denti? Ma che denti, papo! Lavati i piedi, fammi piacere. Ma ancora? Ma sono finito ora! E ti si ammorbidisce calli! Oh, tuffiamoli! Via! La lo domandi alle sue donne che gli hanno. Ma è... Le salza male e poi vengono qui a far buriana. Il che la vuole che domandi? Io so solo una cosa. Che qui io non si vive più. Sentite, fatemi il piacere di stare zitte per mezz'ora di seguito. Ed è venuto un mio amico. E se la mi va bene, voi vedrete che non ci sarà più bisogno di Lady Harry. E che l'altro mai tocca sana? Voi fate star mistizio per mezz'ora e poi vi dico di che male sarà da morire. Ma senta, io l'armistizio lo fo anche per un'ora. Basta che non mi provochino. Perché la sua moglie, lei è sempre la prima ad attaccare. Io? Sì, è lei. Oh, meno male che la ragione, finalmente. È sempre colpa sua. Sì, colpa sua. La vada, sono antiglia lavata. Sì, sì, sì. E voi via, e voi in cucina a far da mangiare. Meno male. Meno male che. La vada, la vada. Dopo. Anche tardo tu mi dai. E gliel'ho detto perché la si aiutasse. Del resto, un quest'anno è meno che la sia tutta colpa sua. Il fatto gli è che tu famiglie numerose come le nostre non possano vivere in cinque stanze come si fa noi. Ma dai, momento non si può fare altrimenti e ci vorrebbe un pochino più di comprensione. Invece loro sembra lo facciano apposta a renderci la vita sempre più difficile. Abbi pazienza. Più di quella che ho. Oddio, anzi. E mi volevo mettere a stirare sul suo tavolo. Il nostro, tu lo sai, è troppo piccino. L'era tutti i giorni che l'era libero. E mi ci sono messa io e la avevano da stirare anche loro. Oh, e mi hanno avuto a mangiare come un cane. Ma quando gli serve a loro la nostra roba? E non se lo ricorda, sai. Oh, e mi voleva mangiare. Fortunato sei più di un boccone. Arduino, sta tranquillo. Perché la tua moglie il rispetto con le buone o con le cattive la se lo sa sempre portare. E lo so, dubitare, lo so. Questo dei Gigi. E voglio la prima. Daretta, porta di là il babbo. Chi Gigi? Il Martelli? Sì, è lui. E che vuole? Affari. Non ci mancate di questa roba. Nanno! Corche! Venite di là, si va a cambiarsi. A cambiarsi? A lavarsi? Ma me li assumerò tutti questi piedi a forza di lavambili! C'è da cambiarsi anche, via! Ma il che mi devo cambiare? Il che? La camiciola, le mutande! Le mutande? Boh! Vieni Gigi, vieni, passa! Vieni Gigi, vieni, vai, vai Gigi! Gigi! Fermo Gigi! Passa così! Vai! Gigi, accomodati! Oh, scusa se c'è disordine! Ma tu lo sai anche te come si vive. Oh, figurati, se tu venissi a casa mia, tu vedresti che Buriana c'è la moglie all'ospedale da un mese. Come la sta? Mettiti a sedere. Oh, ma non c'è male, grazie. Gigi, scusa se vengo subito ai dunque, ma non sto più nei panni. Anzi, te non mi fa nemmeno in vero. Non ti fa nemmeno in vero? Come ti fa vero? E se te lo dico io? Daretta. Ma per darci otto stanze a quel prezzo bisogna gli manchi gli usci, le finestre, il soffitto, se no non è possibile. Ed è possibile, figlio, l'ho vista io. Allora, lasciamo gli infissi praticamente noti, di legno buono tutti laccati e lasciamo il soffitto che non ci passano nelle cannonate. E tutto a quel prezzo? Strano ma vero.
O perché non te la vedi te allora? Ma oh, io non ho bisogno di te. Poi insomma, visto la strada andò lei. Perché? Che sta da lei? Lei. Sera. Sera. Allora. Disturbo? Nel casa sua, sora Tosca. Allora, Gigi. Allora, Gigi, entra da lei. Ma che mi vieni in giro? Arduino, è un perché e ci doveva essere per forza, in questo periodo e non si regala alle case, Ho capito, ma il difetto è grosso. Sì, va bene, ma insomma oggi non c'è più pregiudizi di prima, no? Te, quel bisogno tu c'hai, tu chiudi un occhio e tu fa la fine. Io gli chiuderei anche tutte e due, ma non è per me, è per la mia moglie. Ma è che la ne sa la tua moglie della strada? Sì, te sta a credere che le donne le ne sappiano meno di noi. Senza contare che poi la lo farebbe a sapere una volta che ci si fosse tornati. Sì, sì, ma sei d'accordo che tutta questa è nei pregiudizi? Sì, sì, d'accordo. Ma la mia moglie? Sì, la tua moglie. Una volta la c'è tornata, e che la fa? La va al dormitorio pubblico? Ah sì, ah sì. E t'ha ragione. Sì, ho ragione. Ma che volontà di morte a rovinarti la salute in questo buco qui? Ma che ci pensi? Lì tu c'ha 8 stanze, grandi, pulite, libere, tutte per voi. Se ci penso, tutte le volte mettevo una lira su quell'altra e sognavo la casa nuova. E da quanto ci hanno buttato giù la nostra, sono 12 anni ora che un pezzo è a questo. E poi che tu credi, che sia solo per noi vecchi? Noi esisterebbe bene anche a Montedomini, ed è per quei ragazzi. La Vanna ha 4 anni e la fa l'amore, e non si vuole sposare perché non trova casa. Piero si fidanza perché dice che si vergogna a portarla qui. E poi, una famiglia senza una casa non ci si può nemmeno immaginare. Mi fanno ridere. Il focolare, la concordia. Altro è focolare! Questa è una bolcia infernale! Quando vo via l'eticano, quando ci sono l'eticano, quando ritorno l'eticano! Le baldoria dalla mattina alla sera. E dopo quello tu mi racconti, tu ci stai ancora a pensare? Ci penso. Tu mi capisci? Dalla. Ma almeno è vicino o lontano? E che? A che il che? Come a che il che? Vicino o lontano il che? La casa! Quale casa? Volevo dire che è vicino o lontano alla casa equivoca. Ah. Ma non è né vicina né lontana. Come sarebbe a dire? Ed è quella. Quella! Ed è quella, perché è morta la padrona. E quindi l'hanno chiusa. E allora, siccome per quel genere un rinnovo alle patenti, È preciso! E cerca qualcuno di comprare il mobile, no? Ora ho capito il rebus. Ma che mi vedi in giro? Senti, Arduino, è un tipito in giro. Io credevo fosse un affare buono per te. Se non è, pazienza, non se ne parla più, amici, come prima. Non è sicuro. È vero che ho bisogno di una casa. Non voglio una reggia, ma almeno la sia una casa onorata. Ma il disonore, con le mie moglie, il disonore è quelli che ci stanno dentro. Cambiato gli inquilini e ritorno all'onore. Sì, te t'ha un bel dire. O va a raccontarlo alla mia moglie. Ma è che è un è possibile, Gigi? E te l'ho detto, forse per me la potrebbe anche andare bene, ma lei per tutto il resto, amici, parenti, conoscenti. Come tu credi, Arduino, come tu credi. Oh, San Martello, oh. Come la sta? Bene, lei come la sta, signora? Come vogliono, ma tu gli hai offerto nemmeno da bere. No, non voglio nulla, grazie. Ci mancherebbe altro. Vanna, portala bene per San Martelli! E non si disturbi, che sabato c'è da fare un sacco di cose, bisogna vada. Via, ma come? La va via subito, o non si ferma punto? Un'altra volta, Un'altra volta bene, davvero, Arrivederci, Arduino, ti saluto. Tante volte tu cambiassi idea, Sarà difficile, ad ogni modo, grazie. Gigi, aspetta, e t'accompagno. Così, e offro da fumare. Vieni, Gigi, vieni. Arrivederlo. Questa
Garbino morì. Vieni, vieni. Oh, ragazzi. Qui, la cosa via. Non beve più. No, e dice la bea furia. Senti, gliela data quella roba al nonno che cambiassi. Non gliela dai, anzi. Non può essere cambiato. Ah, e ora che fa? Lei in cucina a usare pentoli. Oh, io. E ora comincia e fino all'ora di pranzo con questa musica. E via, portalo di qua, non abbia da noi alla baronessa, tu mi stufi. Gliel'ho detto, mamma, ma non va a venire. Ottavino, che tu fai? Che voglio. Ottavino, che si risponde così alla mamma? Se rispondesse così a me tu sentiresti e c'è fuori. Come l'ha detto? No, dicevo qui la polvere, capito? Ven via, Ottavino, sta buono, che ora tutti lavi e poi si va a tavola, no? No e no. Ma come gli è obbediente il bambino? Di che c'entra? L'è piccino. Ah. Ma mi so fa rispettare, sai? Sì. Ottavino, vieni qua. Vai in cucina. Vai, Ottavino. La si fa rispettare, sì. Sei ritardato, Sì, c'era un lavoro da consegnare, ho fatto più tardi. No? Buonasera, Marco. Buonasera. Voi che c'è, Perché? Boh, è un sentore di aria. E gli avranno fatto lo straordinario prima. Preciso, tu un po' sei di meglio. Oh, e si farei a pagare a cottimo. Questa sì che è la saggezza. Anzi, e vi do un consiglio, da qui in avanti, vai a litigare sempre quando noi due non ci siamo. Sì, così va bene l'impressione che si vada sempre d'accordo. È una casa nuova, non vuoi pensare mai. O che lo dici a me, Tani? O se è un caso un paro d'altro. Ma, speriamo che le chiacchiere e le facci in farina. Da letta, mamma, che me l'ha preparata l'acqua calda. Sì, l'è bella e pronta di là sul camino. E allora io voglio lavarmi, Vai, vai, ora ti porto la roba per cambiarti. Oh, Vanna, a proposito, che la roba sul fuoco di là. Ma me l'ero dimenticata, mamma. Allora, come va sulla cesira? Come la vo' che la vada. Si lavora canta e muli, senza male levasse una soddisfazione al mondo. E almeno ci fosse un po' di tranquillità. Hai ragione, ma lo sa. Lo sa, e ci vuole un pochino di pazienza, un po' di pazienza. Oh, anche lei come mio marito, tutti uguali gli uomini, E vuoi fare la sverta, vuoi parlare di pazienza? Non ci sei mai in casa. Ma lo sa che siamo arrivati a un punto si può più andare avanti. Si lega per delle cose da nulla. Lei la mi capisce. Badare alla casa, al magazzino, a quel vecchio là da fa per tre. Sì. E tutto questo in una casa non c'è posto nemmeno per rigirarsi. Ragione. E quando la si rigira, lo sa chi la si ritrova davanti? No. Quei serpenti. No. Oh! Oh! La tomba! Buonasera, sono Tia! Oh, ben arrivato! Oh, via, via! Ora si può mettere in completo! Senta, ho il suo marito e il suo figliolo, che hanno sempre il turno di notte? Oh, per fortuna! Come sarebbe a dire? No, dico, se ci fossero anche loro a quest'ora e bisognerebbe star tutti ritti sulla gamba sola per entrarci tutti, no? Lei la scherza sempre. Oh, comunque, ad ogni buon conto, se darsi noia, lei non fa che dirmelo, io mi infilo sotto il tavolino. Oh, perché non si mette sopra invece? Così la fa da soprammobile! Mamma mia! Vediamo. Oh, Davino, e che tu fai di bello? Che altro? Che altro? E a scuola come tu vai? A piedi. Che è vero che oggi il maestro ti ha messo un castigo? Se te lo racconta la mamma ti fa un occhio viola. Mamma mia. Va bene. Che c'è domani al cine? A quale cine? Alla parrocchia. Oh, vediamo. Assalto alla carovana. Sì, brava, prova in questo modo. Senti, ma i soldi? Che ce l'hai? Tu vedrai che prima di sera gli li ho. Tu li raccatti forse da qualche parte? No, no, gli ricatto. Li ricatto? Boh. Ehi! Guarda.
Se male la prima volta. Appunto per questo. Anche oggi la sora Attilia e gli avevo da ridire. A proposito di che? Dice che gli sa bisamare l'Ottavino, che si dà scandalo. A chi? A quel delinquente? Mi dà la faccia e tira gli schiaffi. Via Marco, ma che ti può scatenare il finimondo? E da retta, eppure se mi viene a tiro gliele do, e quando glielo dai si ritiene. Quando glielo dati e se ritieni. Sì, ma ora è un cenno. Vero? E no. Ha ragione. Che se non si approfitta di queste rare occasioni, Che si vuole? Venga, venga. Ma che l'hai venuto a fare? Nulla, non te l'ho detto. Quando tu sei vicino a te e ne entra subito in agitazione. Ah già, e fa la guardia al candore d'Ottavino. E tu vedrai quante volte la farà a capolino prima che tu vada via. E noi la si lascia guardare. Vieni qua, Vanna, vieni qua. Eppure la S è qui, oh. No. Oh, che peggio di porto di mare. La S è qui, oh. E la S è qui. Ma che cerca? E che voi cercate, nonno? E lo so io il che cerco. Fa fai che te l'ha a fare, te. Ci scommetterei, me l'ha presa quella befana della signora della Zanattia. Oh, e che l'aveva fatto? Sì, bene, tu mi dà di matto, sì, sì, ma eppure ci scommetterei e me l'ha presa lei. E che l'aveva preso? Ci scommetterei che mi ha preso la pipa. La pipa? Oh, ma che ve la pigliare a fare, lì? Sì, ecco, per fumare, sì, che gli dà noia la fragranza. Dice di far venire i fortori. Vanna, aiutalo via a cercarlo, se no questo va più via. No. Dove è? Eccola qui, nonno! Non ce l'avete messa voi, non ve l'ha nascosta nessuno! Eppure un'era di fuori che la fosse sta lei! Oh ragazzi, mi dispiace se va un po' di là! No, vada solo figlio! Le due ore aspetto se lei ritorno! Sì, dopo torno, Ecco! Bene, sì. Non ci faccio stare in pensiero! No, ma dopo ritorno! Guardiamo a chi tocca ora. Occhio di lince benedetto. Con cazzotto di favole delle stelle. Via Marco, se no quello è capace di andarlo a ridire a sua madre. Ottavino, vai a fare bagno, sai, se no tu fai arrabbiare la mamma. Occhio di lince non se ne andrà, se il viso pallido la grana non bollerà. Mandà? Ora glielo! Via, cerca di pigliarlo con le bone, se no tu lo sai, è peggio! Ma che bone! Questo vuole me la trini! Oh, via! Tieni, uno... E due... Guarda! Gli ha anche la tariffa, Tieni, forza, vai! Assalto la carovana! E toma, puzza! Glielo dicevo! Oh, Marco! Oh, Anna! Hai perso la pazienza! Oh, sta calmino! Perché tu fosti a calmo? Nemmeno si facesse l'amore di nascosto! Voglio arrivare quello, voglio arrivare quell'altro! E c'è sempre qualcuno a far da testimone! Ho trovato! Lo sai di che si fa? Da qui in avanti, tu vieni te a casa mia a fare l'amore! Così si fa il nostro comodo quanto ci pare piace, Ah, benino, va! Ma che sono discorsi da farsi! Ah, un solo discorso da farsi? Ma scusa, mettiti un pochino nei miei panni. Un povero disgraziato, appena gli ha 5 minuti liberi, e va a trovare la sua fidanzata, E lo sai perché ci va? Perché gli va bene. Se sta a piangere, almeno servisse a qualcosa. Ah, ma io piango, perché tu lo dici a me come se la fosse colpa mia? Ma che tu credi che sia contenta di stare a questo modo?
Io mi rassegno, ma perché spero in un futuro migliore. Che vi stai sperando? Ne morì a bocca asciutta nel mio caso. Bruno, perché te tu puoi stare a bocca asciutta? E t'ha ragione. E tu perdi tutto il tuo tempo a leticare. Sì, ma perdi ben dell'intelletto. Vanna. Vannina. Dai, su, Vannina. Ma tu sei cattivo, quando tu fai così. E t'ha ragione. Vanna. Vannina. Buonasera, Marco. Buonasera. Lo vuoi? E che vuoi fare, soli? Ma, e se c'è un nascondino? Ma dai, di non perdervi. Non si preoccupi, che c'è, se ci si perde e c'è qualcuno ci ritrova. Piero? Che bello è tornato. Sì, è la di là lavarsi. Oh, ma te lavo anch'io, Appena l'ha fatto lui, babbo. Oh, chi voleva il martello? E te l'ho detto, affari. E lei era venuta a farmi una proposta, ma nulla è buono. Oh, ma l'ammello era di cortile! E le due ore le corti dentro! Ma che due ore, Marcellina! E sempre 10 minuti fa! Ma se tutti facessero come lei, e ci si farebbe mezzanotte! Ma è che là, da leticare? E là, da lavare il figliolo! Non te lo dicevo che lo fanno apposta! Ma che è possibile? L'aspetta sempre che tornino gli uomini per lavarlo. O non lo può lavare prima, ma ora vuol di là e mi sturo gli orecchi. Se buona, ce si la lascia fare. Ma che lascia fare? Tu te la lavare anche te, e prima di chi mo giù. Ma a me non me ne importa, io posso aspettare anche a domattina. Sì, bravo, lascia fare, dagnele vinte. Così uno di questi giorni tu ti trovi forte all'uscio e tu sai mai come ne andava. Magari fosse vero. Tanto, finché ho subito il coraggio di affrontare la situazione, le cose andranno sempre in questa maniera. Altro che coraggio, e ci vuole ma quattrini. Per codesto, se ci si contentasse di una casa da poco. Senta, perché la una compra ai 48? Oh, lì la novelline è a poco prezzo. La scherzi, la scherzi. Ma se si trova casa alla svelta, la si leverà la voglia, da allungare il collo. Non è buono a fare nulla. Perché? Se dovessi seguitare molto allungare il collo. Perché? Oh, allunga, allunga e mi si stacchi il capo, Quella sempre voglia di scherzare. E che tu vuoi? Lui ormai ci ha fatto l'abitudine. Sì. Vien qui, fa il suo comodo, nessuno lo disturba. Preciso! Proprio come l'ha detto lei, nessuno! Ora basta, È l'ora di sortire! Ma che è possibile che tutti i sabati l'abbia essere questa musica? Io fai il mio comodo! Noi si fa il nostro comodo! E noi si farà altrettanto! Oh, prego, le donne! E non ti volete! Ma fai la fine alla morte per tutte! E non è possibile farlo in questa maniera! O vogliamo! Noi che danno da bociare, oh! E me se si fosse soldi! Sì! A proposito di soldi, ne voglio raccontare una, che vecchia ma sempre buona. No, la saprà di già. Sì. Come? La saprà di già. No, è un lasa, Ma insomma. La si sieda. Devo sedere? Sì. Allora, via. Dunque, ascolti. Sì. Durante la guerra. Sì. Che domanda? Bella addormentata. Saluti io! Durante la guerra! Io ti parlo di quella di 18. Quella di 18? Non ci mancava la guerra di 18. No, è quando si fece fagotto. Quello gli sta a Caporetto. Dunque, durante la guerra. Sì. Nel mio reggimento e ci fu una festa. Ma per fare un passo a dietro. Sì, a dietro si va più avanti così. Per fare un passo dietro, sì. Io gli volevo dire che prestavo servizio come caporal maggiore. Capito? Ho capito. Come faceva? In qualità di caporal maggiore? Sì! Allora, e quella che mi ha raccontato l'altra settimana? No! Sì, me l'ha raccontato l'altra settimana! E io gliela racconto! Allora, con me in fureria sì. E c'era anche un soldato semplice, scrivano, una sagoma, l'indovini che faceva?
non ci mancava che gli indovinelli ora. Sì, anche gli stornelli. No, non volevo dire questo. Volevo dire che faceva la rosa alla nostra vivandiera. Ah. Ma non c'aveva mai il coraggio di dirgli nulla. Non si deve mai vedere questo. Ma no, quello lo dice lei, cosa si fa? E non c'aveva mai il coraggio sì. di dirgli nulla. Oh. E ci credo che ci aveva coraggio. Oh, sono un figlio! Oh, il che c'è? No, nulla, nulla. Dove sei rimasti? Perché non c'aveva coraggio di dirgli nulla e poi... L'avesse visto il pezzo di figlio. Ah, sì? Quella friulana, alta 2 metri, con un par di fianchi. La panadotta bella come c'era, ma allora me lo dia tutta, concluda, concluda! No, non m'ha vista nuda, no, no, ma oh, e me lo immagino, insomma, per farla orta. Speriamo bene la faccia orta. Oh! Ah, con questa festa ci invitai anche la vivandiera! Ho capito! Così! Perché non ci faccio una festa? Ma mi fa anche paura, sì, sì, ho capito! Sì. E così loro si potettero conoscere! Ma per fare un passo addietro! Ecco, quando la fa un passo addietro, via, via, eccoci! Dunque, ecco, dunque. A codesta festa sì. e ci invitai anche la vivandiera e gli dissi di fare un ballo con questo giorno sì, sì. dandogli ad intendere che gli era sopra si deve ridere no. Però lei la ride, come? Sì, io la rido ti fa un po' per... conosco la fine ah, capito allora e il soldato e gli feci il discorso anche a quel mio amico ah, ho capito, ho capito la si vuole immaginare quando cominciarono a parlare e che succede? Lui non urlava, lei non urlava più di lui Bellina, un amore bellina, bellina. E gli voglio raccontare anche no, questo no, 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 durante no, la guerra no, lo sente e la chiamano di là sì, di là, di là oh, mi faranno via la parola un'altra volta a piedi no, perché no, io e ho il cocco santo vada, vada, sono figlio oh, poi dopo sono che gli racconto una bene, va bene non si preoccupi, glielo ricordo io va bene, meno male ecco, non si preoccupi, arrivederci questo è... ho capito, Tosca. No. Perché c'è sempre bisogno di mediare. Io mi lavo domattina, è così. E così lei non mi dà ragione, o Magrulli. No, e non fa per dargli ragione, e fa per dargli accordo. Ecco, guardi, lei la vuole tagliare a corto, invece io voglio arrivare in fondo alle cose. Ma non la vuole andare. Se gli do torto la Letia, se gli do ragione la Letia. Anzi, che secondo lei sono io quella che l'ha sempre voglia di leticare, eh? O che ha capito, e siamo noi che sta sempre voglia di leticare. Ah, ma bravo, la ci sa mettere anche lei ora, come se le non bastassero le sue donne. Ah, ma non creda di farmi paura, sa, perché io so giostrarmi in ogni maniera. Benone, non ci manca è questo, che si arriva alle mani. No, va, e si starà a farsi fa fare le prepotenze da voi altri. Ma che prepotenze, non mi faccio il piacere, che non ho nulla da fare una tragedia, prova da pazzi. Ah, sì? Lei la da dare di pazzi a noi altri, mentre non vede quelli e lascia in famiglia. Ma noi si sarà pazzi, sì, ma lei non è da meno di noi. Di già, e basta guardare il suo nipote. Già, ha ragione, quello è un delinquente. La mi lasci stare i miei figlioli, perché se no risponde più di me. E di già, se qui c'è un delinquente, quello è proprio lei. Io? Sì, lei, lei, che la viene qui a fare il suo comodo, dando di continuo scene immorali. Io? Sì, lei, lei! Perché te forse me lo racconti il figlioluccio? Perché, scusi, che gli racconta? Tutto! Tutto? Ma tutto il che? Ma figlio d'un cane! O che vado c'è il fuori per davvero! Oh, ma so me... Oh, un triamolo, ecco. Perché se c'è da tirare e ci voglio essere anche io. Sì. Insomma, basta! Oh! Oh, che succede? Portiamolo di là! Ma che piano! Ma che piano! Ma che piano! Ma che piano! Ma
mi sono alzato e bordo a capofitto e un babè ha legato la gamba a una sedia. Qui figliolaccia dove? Qui figliolaccia dove? Ancora non viene. Noi, non viene fin tanto se portato via tutto. E le è rimasta a sorvegliare l'ultima operazione di sgombero. L'avrà paura la Tiglia e a risvariare che cosa. E così qui e resta tutta la roba lì in mezzo. Sai, non c'è nemmeno da provarsi a rimettere a posto qualcosa perché tu la conosci. Se la fa da sé, non si contenta. E la ci penserà lei stasera. Tanto da questa sera c'è tanto di tempo. Ecco adesso anche troppo. E si poteva fare a meno di questa levataccia. Sì, te tu l'aveva fatto in pieno giorno. Così tu volevi vedere la gente a faccia alla finestra a vedere. E c'è il caso di vedere anche fotografi e giornalisti. Sembra che tanto prima o poi la mamma non lo venga a sapere lo stesso, quando siamo cascati. Vieni, da retta, cascati. Se lo si faceva così, la situazione e non cambiava mai, non si risolveva mai, capito? Ah, perché tu credi di averla risolta? Boh, non ti sembra? Non sarà una situazione o fiocchi, ma se ti vuole, la sai finire di litigare. Aspetta che lo sappia la mamma e forse ne ragiona di litigare. Io ho una paura cane che stasera e sappia finire tutti al dormitorio pubblico. L'importante è a me e le importante le tende. E una volta provati che vuol dire per casa sua, tu vedrai che anche lei non avrà tanti scrupoli. E bisognerà vedere se gli daranno il tempo di piantare le tende. Tu lo sa la gente quanto lei chiacchierona? Oh, se la c'era di anzi, quando gli è salito il baghero a portare il cassettone in camera della Marisa? Da quando qua la tua sorella l'ha cambiato nome. Perché? No, tu l'hai chiamata Marisa. Ah, no, della Vanna. Perché? Con questa Vanna che avresti intenzione di mettere su famiglia? Con la Marisa, papà, non ci mancherebbe altro. Ma sai, quando un nome gli scivola tanto facilmente dalla lingua. È una semplice conoscente, babbo. Insomma, dicevo, quando gli è salito, anzi, babbo, e la buttava subito una di fuori. Ora tu m'ha di te se c'era la mamma o la Vanna. E gli era belle cotti il cavolo e spenti il fuoco. Figlio di un cane. E pensare io da anche 500 lire perché se ne sarai qua a posto. Ma se anche gli sta zitto lui e ci sarà qualche un altro che chiacchiera. Oh, poi storie. In fondo, uno non mi ha fatto di male a nessuno. Io ho creduto di farlo per il bene della mia famiglia. Non lo metto in dubbio, babbo. Speriamo bene. Vabbè. Vieni, dammi una mano a sistemare questo divano. Tu lo si mette. Io lo metterei. Ah, là, quando c'era la cassa, vai. Da retta, bambino! Che le manca te le 500 lire per tenere la lingua a posto? E che ho detto? Sì, vai. Un fare indesci, la cassa, la camera della Marisa. Ho paura che per te questa casa non sia del tutto nuova. Insomma, babbo, non lo si mette. Non lo si mette. Va. Mettiamola, non sta sempre la linea. Ah, ciao!
La Meliana, è vero, è vero. Mi sa che questa casa la moneta è tutto nuova nemmeno per te, eh? Oh, babbo, che sia un cliente. Sì, seguita, sai. Ma che cliente? Va, aprile, fammi il piacere. Cliente. Oh, ciao mamma. Che sei arrivato? Sì. Ho fatto l'ultima leticata e sono venuta via. La forza dell'abitudine. Badiamo di perdere la svelta questa abitudine, eh? Casa nuova, vita nuova. Sì. Ma voi, bighelloni, come sempre, voi potevate cominciare anche a mettere a posto un po' di roba qui. Si è messo a posto il divano. Oddio, vi sarei sudati. E poi non mi piace. Non te lo dicevo io. O va a accontentare le donne. L'unico oggetto si è messo a posto, quindi sta bene a mano. No, via, via, Arduino. Ora ci si mette qui e si mette a posto tutta la nostra casina. Del resto si pena anche poco, con la buona roba e ci sa. Il pensiero, vedi, e non è quello di metterla a posto, ma di comprarne dell'altra. A riempire otto stanze ce ne vuole. E le si lascia a vuote. Finora tu ti saresti contentata anche di una cantina, pur di sta sola. Tu piangere la mia vecchiettura troppe. No, Arduino, ma che scherzi, e chi si rammarica? Dio, come sono contenta. Ma lo sai che è proprio una bella casa. Guarda che muri, che porte, che finestre. E questa tavoletta con numeri? Di che sono? No, nulla, mamma, nulla. Come nulla? Se ce l'hanno messa a qualcosa serviva. Quella! Campanelli, sì, campanelli, sì, perché vedi, quando tu vuoi chiamare qualcuno in un'altra stanza, ma magari al piano di sopra, invece di fare la fatica di fare le scale, tu pigi un bottone e l'è belle fatto. E l'è belle fatto. Accidenti! E dovevano essere dei signori di nulla che lì c'era prima. Bene, bene, la mi piace, guarda. Ecco. Lo sai casomai che un mi piace? E lavandini in tutte le stanze. O come mai ce l'hanno messi così tanti? Sai, qui prima... prima c'era una pensione. Sì, sì. Che sì. Pensione? Di studentesse. Ah, le studiava? Sì, sì, anatomia. Sì, 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 si leva campanelli e lavandini. E campanelli tu li puoi anche lasciare. No, 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 si levano. Tanto noi, la servizio non ci sa mia. Non sa mia signori noi. Non sa mia signori. Senta, Arduino, io c'ho un dubbio. Non ci sarà mia dell'ipotesi su questa casa. Ma come se prima fosse andata al catasto a sentire. A sentire. Ma che mi pigli per grullo sui sedi? O che lo pigli per grullo sui sedi? No, io non dicevo questo, ma... E mi sembra un affare fatto troppo bene. Ma perché secondo te io non m'ha fatto? No, non è per codesto, Arduino, ma con tutti i trappoloni che c'è a giro, se messi in mezzo ci vuole di molto poco, sì, eh. Ehi, il martello non è mio trappolone. Trappolone. Oddio, Arduino! Non ci saranno gli spiriti, eh? Bellone! E non ci mancherebbe che quelli! Così non sono più soli nemmeno ora! Ma che spiriti! Ma che spiriti! Non te lo dissi! La padrona è morta! E gli eredi li abbiamo bisogno di realizzare! Così con quattro palanche ho comprato ogni cosa! Oh, Arduino, ma la vanna, là che l'aspetta te per venire via. Se tu mi dici nulla. Il nonno, che fa? A quest'ora dovrebbe essere bello venuto via. Ma che gliela avrei spiegata bene la strada, o si perderà mia che poi romo. No, no, mamma, sta tranquilla, gliel'ho spiegato bene io. Insomma, io vo, eh. Oh, ma la spesa? Ci ha pensato. C'ho altro da pensare io. Daretta, mamma, tu ci farai mica saltare il pasto oggi? Ma che saltare il pasto? Oggi ci si arrangerà, un po' d'affettato, uno sfilatino. Sfilatino? Affettato? E lei dalle 4 siamo in piedi a dura fatica con questo bollore e te tu ci hai dato a mangiare l'affettato. E vuol dire che ti metterò all'estate un zucchino se tu ti rinfreschi. Meglio palaia. Insomma, io vo via. Vuoi venire a fare o mi pare? Oh, Arduino! Digli alla vanna che la si ricorderà mai se te sotterrazza! Ben via, Pierino. E oggi bisogna poi arrangiarsi.
Poi ande si è messa a posto tutta la casina, la nostra cucina, la sala da pranzo, eh? E si mangerà le seggiole. Tetta sempre voglia di scherzare. E qui c'è un monte di cose da fare. A proposito, la cassa delle stoviglie, dove l'avete messa? In cucina, mi pare, sì. Ecco, allora va di là e comincia a tirar fuori la roba, forza! Agli ordini! Guardate, confusione, si ritrani! E siamo arrivati oggi e sa ancora la figlia di sgomberare. La creda, signora. E mi fa mille anni da aver messo ogni cosa a posto. La dirà e le son giornate queste. Ma se Dio vuole, questa è l'ultima volta che si sgombera. Perché? O che l'hanno comprata? Sì, e l'era da tanto se aveva bisogno di una casina. E così vi siete adattati, eh? Adattati? Oh, ma le sono sempre otto stanze! Sì, sì, questo è vero. È anche belle, le devanesse. Ma perché non l'ha mai viste? Io? No, davvero. Perché non l'aveva fatta amicizia con quella che c'era prima? Io? Per carità, oh, che scherza, signora! Ma oddio, sì, lo capisco, con gente che va e viene non c'è modo di fare amicizia. Ma ora noi siamo inquilini stabili. Sicché via quando ho finito di mettere la roba e la viene a farci una visitina. D'altronde si sa, il bisogno può essere reciproco. Allora più qua la viene. Sì, sì, ma un po' più qua, eh. Per ora è un po' troppo presto. Mamma, che devo aprire anche quell'altra delle casse. Sì, sì, ma mi raccomando, tira fuori tutta la roba, ma sta attento alla cristalleria. Boh, chiamo la cristalleria, tutti quei vetri. Sì. Abbia pazienza, signora Mora, bisogna che la lasci, c'ho tante cose da fare. Arrivederla, eh! Arrivederla! Oh, via, questo lei è il nonno. Ti è permesso? Avanti. Desidera? Io e sarei il nuovo etturista della luce. E vuole un segno dai vecchio. Non si tra il contatore, eh? Ma per la verità, e non gliene so dire, il primo giorno sono in questa casa. Ma penso sia in sottoscala. Ma come, non c'è più la sora Gina? No, ora c'è la sora Cesira. E... le nipoti, eh? Le nipoti che sono ancora a dormire. Non ce l'ho di nipoti io. E che la fa tutta da sola? Certo, chi fa da sé fa per tre. Madonna, lei la veniva proprio simpatica. Sara Cesira! Ma sono lei turista! Madonna, che modi sono questi? Con la Sara Cesira ci discorrevo meglio io. Ma perché la lo chiamo a discorrere? Con questa parla a me la mi garba poco. Ma senti la bellina, e che ti dovevo prendere per i ganasci? Oh, Valentino, ma la vada via subito, ma la vada via! E che c'è? Ma guarda questo! Io sono venuto a leggere il contatore. Ah, perché lei questo lo chiama contatore? Contatore! Ah, e la vada fuori! E contatore! E la lo leggerà un'altra volta il contatore! Ma fuori! Ma guarda te, villano mascalzone screanzato che è un altro! Ma dimmi! Oh, mamma, si vede che le grullo, eh? Grullo? Quello fa da grullo. Ora capisco i discorsi di ella di faccia. Chissà che tipo è nera questa sora Gina. Oh, che bella fatta amicizia con i vicinati. Accidenti, tu metti tempo in mezzo e te. Scommetto che ti ha belle saputo tutte le brache, eh? Ma che brache? Ma insomma, si sa, saperne alcuna più è un fa' male. Speriamo non ne venga a saper troppe. Ora se le ritornavo un quattro lo so. Oh, Cesira! Oh, nonno! Finalmente tu sei arrivato! Bondo cane, siamo tornati all'inferno!
Ma che inferno, nonno, un paradiso, un paradiso! Ma chiamalo paradiso! Per me figli benestare! Tu ma di te come farò ad andare a trovare i miei amici dai vinaio? E mi va via tutta la pensione di tramvai! Ma senti che va a pensare! Sì, aumentare! Ma buon alla scinghia, sai! Oh, nonno! E io avevo paura che mi perdessi! Non ci perdono, non ce li danno! I che? I vattini della pensione! Mica capisce poco, e non capisce nulla. Dai retta, nonno, non ci dite nulla della nuova casa? Bella, bella, però... Però il che? Mi pare... Il che mi pare? Mi sembra che esserci già stato! Anche voi! Perché? Che l'avevi bella vista anche te? Io sì, di fuori! Perché c'era un mio amico di fronte, ora però gli ha sgomberato. Sì, sì, e mi sembra di esserci già stato. Come ad essere stato di molto tempo fa. E ci credo, nonno, ci credo. Via, via, nonno, stivi in mezzo buttare noia. Metteva a sedere, sarei anche stanco. Sì, sì, stanco, bello il divano, bello. Giù. Lo conosco, lo conosco. Sì, sì, sì. Ah, bella casa, sì, sì. Beh, soffitti alti, sì, 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 belle stanze. Eppure la conosco. Ma che conosci? Ma che la retta a lui, mamma, ma sappi tu che pensa. Guarda piuttosto se tu vai a fare la spesa. Sì, ora va, ora va. A proposito, ma oggi è domenica e i pizzicagnoli sono chiusi. Come si fa a mangiare l'affettato? Ma io, si fa la zuppa nel vino. Come si fa? Bene, non sono aperti, non sinceri, eh? Vai, vai. E va, Dio, ma vogliono sempre di fame, oh. La borsa, andò a messa. E lei lì? Che ha finito di levare quella roba di là. Sì, mamma, sì. Ecco, allora va su e comincia a montare lei. Forza. Va bene. Allora, io vo, eh. Vai, mamma, vai. E vo io, eh. Vai, vai, mamma. E vo. Vai! O Piero, che le è andata? È andata, nonno. Piero, dammi un fiammifero, che mi voglio fare una bella pipata. Ecco, cotessa le la meglio, tenete. Da retta, Piero. Dove hanno messo a dormire a me? In sottoscala, nonno. In sottoscala ci deve andare a trovare. Un fanicrullo, guarda. Tu lo sai che io voglio la camera esposta a mezzogiorno. No, ma sentite quante esigenze. Dai retta, nonno. Io posso rimettere un po' di cose a posto. No. Se dovessero suonare il campanello, sì, per aprire, bisogna pigiare il bottone, eh? Quale bottone devo pigiare? Ce l'ho di molti, vai. Nonno! Nonno, il bottone fuori dalla porta! Ho da retta, Piero, e la tua mamma li mette anche fuori al muro, i bottoni! Non la essa a sapere quanto le bottonaia! Ah, sì, a che mi può ricordo, e si faceva, Madonna. Eppure la conosco questa casa, sì, sì, sì. E quei numeri, me li ricordo, sì, sì. Chi è? Permesso? La venga, la venga. Che ha permesso? La venga, gli ho detto la venga. Che c'è la signora? Com'è? Domando se c'è la signora. No, la signora non c'è. Se posso fare io. Ma veramente? Ma forse le signorine stanno mangiando? No, 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 ancora di mangiare e non se ne parla. Perché come vede si sta rassettando la casa. Ma lei la cerca, scusi. Io cercavo quella signorina Mara, carina, ma non ricordo bene il nome. Ah sì, è da essere la Vanna, da essere. Sì, sì, non può essere che lei. Sì, mi sembra, ma non ricordo bene il nome. Sì, ma se tra poco sarà qui, se lei la vuole aspettare, la s'accomodi. Ma...
insomma... Oh, ma io gli ho detto di accomodarsi sul divano, ma mi ha sommia a pelle. Mi scusi, va. È di Borsalino? No, non lo conosco nemmeno io Borsalino, guardi. Lei è mio. È di Borsalino? No, non è di Borsalino, è lei mio. Mi sembra di essere sul tramvaio. Ma che ha molti impegni? Che ha molto da fare ora la signorina? Guardi, di lavoro la cena! E poi, detto fra di noi, lei è anche di molto brava, Ma se la lo vuoi chiamare lavoro? Come la vuoi chiamare? Guardi, lei è diventata più brava della sua mamma. Come? Allora è proprio il caso di dire che la lieva ha superato la maestra? Non di poco! Allora proprio la vocazione di sangue. Che la ci può fare? Anche se però lei ha un lavoro che rende poco. Via. Non troppo poco. Ma guardi, se glielo dico io, per me la mia nipote è un già segreto. Nipote per modo di dire. Oddio, in nome del mio figliolo la lo porta. Nonno. Buongiorno, come l'è andata? Come l'è andata in che? Questo signore cercava lavanda. E questo è lei, fratello. Lei, nonno. Lui, fratello. Io penso che ci sia un equivoco. Ma questo non è il villino? No, l'era il villino, l'era! Ma non capisco. Ma la signora Cina... Morta! O quante sono successe tutte queste cose? Le signorine sono partite, ci sono... Ma allora... E non si fa ova qui dentro, no? Nemmeno vede più. Così che qui non c'è più... No, non c'è più! Prego, s'accomodi. Mi scusino tanto, Sicuri tanto e non sarà l'ultimo a entrare, prego. Mi scusi, S'accomodi, vengo. Oh, Piero, e mi sento ancora tutto scosso. Ma, scusa Piero, ma non cercava la vanna? Ma che vanna, nonno? Cercava la sora Gina, l'inquilina di prima. Ah, ecco. Ma perché anche lei lavorava per magazzini? So assai io. Ma perché tu gli hai detto che non si fa uva? Io? Te. Ah, vabbè, capivo male, nonno. Già, io sono sordo. Dai retta, nonno, dove andare? E vo su, e voglio vedere tu come hai messo a dormire. Dai, retta, che viene fa paura che si butti a dormire mi sotto scala. Ah, io sono un tocco e un credo sono stato matto. Sai, nonno, sta attento, nonno. E c'è... Attenzione, è lì, c'è lo specchio, occhio! E però... Oh, Piero, ma chi l'ha messo sto specchio lì in mezzo? Si è rotto? Ti sei rotto? Che tu sei bene tornato? Davvero, Piero, sono più morta che viva. E tu la di a me? La mamma è dov'è? E lei è uscita a fare la spesa. E su chi c'è? E c'è il nonno a fare il sopralluogo di primo piano. Ah. Nonno, e va a portare le babbucce se vuoi mi volere va le scarpe. Ho fatto più fatica a sperir lui e a fare tutto lo sgombero. Oh, più che l'invecchia, più che diventa borbottino. Certo che è brutta cosa, invecchia male a quella maniera. Ma che lo sai chi gli ha combinato prima di venire via? No, perché? C'era Gottavino, quel capo appoggiato alle sbarre della finestra di gabinetto, che parlava con il ragazzo di fronte e il ragazzo della sora Quintilia. E arrivava il nonno, e l'era tanto che si voleva vendicare di quella volta che lo legò alla seggiola. Uno ha fatto discorsi, e appicciò il capo.
capo e l'Ottavino è rimasto alla testa incastrata e dalle sbarre. Belci la tia, urli qui il demonio e risate il nonno che dalla finestra di fronte e gli fascia le boccacce. Ma la cosa più comica è stata quando siamo andati per le mani. Non c'era mezzo, la testa, non gli voleva più risortire. E la Tiglia che la faceva, facciamo piano, si farà male al capino. E il nonno da quell'altra parte, chiamalo capino, il ceppione. Se ti puoi immaginare il finimondo che le è successo. il nonno sarà vecchio, ma lei è un gran ferro. Buongiorno Marco. Vedi anche il coraggio di ridere. E che sa, a piangere. Perché a te questa ti sembra una bella azione. Ma che azione? Oh, che t'ho fatto? La retta bambina, Un fallagnoli, E soprattutto non mi venire a dire che a te non tu sa nulla, che tu sei all'oscuro d'ogni cosa, Che dovrei sapere? No, Marco, e te l'assicuro io, lei non sa nulla. E te sta zitto! E più bugiardi di te non se ne trova. No, vedi, Marco, le circostanze... Ma quando... che circostanze? Sicché, se io non lo venivo a sapere da me, e mi sarei ritrovato con la gente che rideva alle mie spalle, E senza capire perché. Marco, Piero, ditemi qualcosa, però. Lascia. Perché te tu sei quella che non sa nulla, Ma lo so io, e ce n'è di troppo. Di troppo perché? Per rompere il fidanzamento. Rompere il fidanzamento? Avrò almeno diritto a una spiegazione. Perché a te questa casa non ti sembra una spiegazione. No, ma io esco dalle nuvole. E che l'ha questa casa che non balla? È una bella, forse? La non ti piace? No, punto. Ma che tu volevi, una reggia. A me bastava anche una soffitta, ma che non fosse in questa strada, e soprattutto a questo numero. Sì, in effetti quella del numero gli è stato un errore. Ma per favore, questa è una scusa, è meschina per giunta. Ma come? E gli è 4 anni e bazio per la vostra casa? E voi mi trattate così? Come un estraneo? Ma è che voi veri messi per capo? Ma voi pensate che prima o poi e sarei venuto a saperlo? Ma sapere che? Ma che questa casa? No! La... No, non lo dire. E che c'era in questa casa? E che l'era questa casa? Domandagliela a lui. E lo sa meglio di me. Piero. E c'era... Vedi, bambina, si fa male a dire a te il che c'era. No, no, non è possibile, ma chi gli è venuta questa idea? Hai babbo, bambina, ma non ha colpa neanche lui, poveromo, perché lui ha creduto di farlo per il nostro bene. Ah, per il nostro bene, tu dici? E tu vedi che situazione ci ha messo. Sì, capisco. Ma no, tu lo capisci, E allora se tu lo capisci, perché tu gli hai permesso di fare una cosa del genere? Prima di tutto, perché quando l'ho saputo gli era già troppo tardi, e poi... Non mi sembrava la fine del mondo. Ma perché a te non ti sembra la fine del mondo, 4 anni di fidanzamento finiti a questo modo. Ma io scappo, Piero, io ci sto a quest'altra. Ven via, bambina. Non fare una tragedia ora. No, Piero, io vado via. Dio, che vergogna. Chissà che le diranno le mie amiche. Ma che ho fatto io per ritrovarmi in questo modo? E lei 4 anni e lavorò in un ciuo per vedere arrivare il giorno di sposarmi e di trovare una casa. E ora è l'asa la sera trovata, guardando siamo capitati. Ma chi non mi lasciare? Perché se te tu mi lasci io mi sveno! Oh, grullerella, guarda come tu parli, sai, sennò ti battono il muro. Tu manca a picchiare. Oh, Taretta bambino, tieni le mani a posto, perché lei è ancora la mia fidanzata. Ma lei è anche la mia sorella. Beh? E che c'è stato? Che versi santo desti? E te? E che tu piangi? Oh mamma, tu sapessi che disgrazia! E che hai fatto? Io? Io nulla! Come nulla? Vannina, dimmi che t'ha fatto!
mamma, e lei, ecco, tu sei cinta, basta, vuole! Oh! O sarà Cesina, ma che cinta e non cinta? Ma guarda un po', e vengo per fare le mie ragioni, tra poco se le fanno loro. Ma... No, lui non c'entra. Ma allora mi volete dire che c'è stato? Io no, davvero, io mi vergogno. Ma glielo domanda il suo figliolo, lui si vergogna di certo, gli sembra una cosa da nulla. Io non parlo, tu sei te che tu sei venuto a far nascere la tragedia, spifferagliene te. E allora secondo te devo sta zitto? Io me la doveva stare non lo so, io so soltanto che ora la mi deve dire che c'è stato. E va bene, va bene, va bene, glielo dico io. Ovvio. Allora, e lei, e questa casa, lei... Le una parola, le... Ma che la mia figlia, per il bairro, davvero? Da ti sembra, Ma lo sai dove è tornata di casa? Oh, lo so, sì. Ma lo sai che c'era prima? Una pensione di studentesse, no? La lega di studentesse, per me lei era puttane. Ma te lo no! Oh, non capisco! Ve l'avevo detto io e c'ero già stato qui! Oddio, 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 mi sento male! Oddio! Tu, suona Cesira! Oddio, che vergogna! Il disonore sulla nostra famiglia, che vergogna! Oh, mamma! Oddio, il cuore non respiro più! E te? Te che tu sapi ogni cosa, assassina, non dimmi nulla! Ma chi mi vuole vedere in una vara? Mamma, io non c'entro nulla, gli stai il babbo! Ma che gli ha dato di marti il cervello a quell'uomo? Mamma, io quest'anno non ci voglio stare, Allora sai Marco mi va a lasciare? Marchino non faccia scherzi! Dopo 4 anni di fidanzamento! Anche dopo 10, ma chi la pretenderebbe? Che venisse a fare lavoro in questa casa? Giù e quante anni! Come se tu ci fossi stato mai! Oh. Allora secondo lei dovrei educare qui la mia famiglia, Formare qui i miei figlioli! Allora avanti, me lo dica lei! Qual è la mia camera da letto, la mia stanza, su! Marchino, basta! La ragione! Non mi mortifichi più! Ora capisco i discorsi di quella di faccia, i sorrisi della gente, le gentilezze di fornaio, il letturista, io a dire abiterà come lui. Ma io qui non ci sto, non ci sto nemmeno dipinta. Vannina, si piglia il nostro caravato e si va via. E Sandra è il dormitorio pubblico, si fa la domanda al sindaco, ma qui non ci si sta. Lo sai che si fa questa notte? Si chiede ospitalità a Lattilia, Lattilia, chissà come la ride, ma la ragione. Chissà quanta bile gli si è fatto ingoiare. Gli è proprio vero. Quel che è fatto è reso. Marco e tu babbo non finisce mica qui, Ma io me lo sentivo che non era un affare fatto troppo per bene. E pensare che non aveva detto che c'era una pensione per bene. Figlia di un cane! Ma vedete, ma lei è mio figliolo! Preciso, un potere essere che è suo figliolo. Accidente, il giorno che l'ho sposato. E la me lo diceva sempre la mia povera mamma. Buona donna! Meglio un sasso al collo. Di già, il giorno che ne farà bene uno sarà quello quando si muore tutti. Mamma, e c'è il babbo? Tutti zitti, Ora me lo lavoro io. Beh, o tu dici nulla? Ma io... Sta zitto, sai, che t'avresti anche il coraggio di parlare, Ma tirati conto che situazione tu ci hai messo? Di che sarebbe questo l'affare con Fiocchi? No. E che ti ha dato di matti il cervello? Ma chi te la dà l'autorizzazione a prendere una decisione come questa? Perché Quattrini non era soltanto tua, e c'era anche mia di mezzo. Quattrini rimessi insieme con tanti sacrifici, e lo so soltanto io quanto mi sono costati. Cesira... Ti fa pigliare nervoso. Ha capito, Marchino? Io mi dovrei arrabbiare. E perché tu sta zitto, te? Che tu fa, figlio?
tutto a piedi. E che a dire, mamma? Tu dici tutto te? Tutte e due dello stesso stampo, eh. Ma io lo dico per po', perché io qui non ci sto. Io non voglio diventare lo zimbello dei parenti, dei conoscenti e degli amici. Lo sai, Marchino lascia la tua figliola. Cesira, tu devi capire. Perché tu non ci sei a capire, fammi piacere. O lascialo parlare, gli avrà qualcosa da dire anche lui, no? E va bene, sentiamo, sono tutto orecchi. No, non è il momento. Perché tu sai che dire. Per pensare che io avevo fatto tanti progetti. Una casa, un po' di tranquillità, per sposarsi a sta figliola. Arrabattandomi, sì, ma per una casa tutta mia. E invece guardandomi dovevo trovare. Peggio di prima, peggio di prima! No, Arduino, no, questo tu non lo devi fare! Saracina! Saracina! Assassino! Vieni via, ti porto via, vieni via, Marina! Proprio lo sgombero per rimettere a posto tutta questa roba vecchia. Non ci vuole un cacciavite. Nonno, indo là la mamma. Dove? Indo là la mamma. Questo tia. Sì, ma indo là è andata. Lei è rientrata. Sì, Oh Piero, che sai, indo là la mamma. L'è uscita? Sì, ma si può sapere a fare che? Io credo che la sia andata a casa di Marco. Perché? Ho sentito dire di Anzi, mentre la piagnucolava, e la ragionava fra sé e sé, e la diceva di voler andare dalla tua suocera per sentire il suo parere e vedere di mettere un rimedio. Oddio, ora la mi rovina ogni cosa! Rimusica! E lei è capace invece di accomodare, di mandarmi all'aria tutto. E la mia suocera, Iana, come lei, la prenderà allo sputo per farmi lasciare da Marco, già che lei tanto che aspetta questo momento. Ho un tabello e piantato da sé, Marco. No, lui dice, ma non lo fa. O che si fa anche le commedie ora a questa casa? Sì, noi si fa di tutto un po'. Ma perché non mi ha detto nulla? Chissà ora che la bambina. No, via, e bisogna che vada anch'io. Non ci posso mica acquistare qui. Il mio amore va in frantumi e io sto qui con le mani in mano. Ma non tu vuoi andare, ben via, bannina, a quest'ora e sarà già di ritorno. Sì, è bottonaia come me. E poi io, quando lei la ledica, la fa le 5 giornate di Milano. No, e poi anch'io. Oh, ecco la borsa. Dio, ma in che condizioni sono? Guardate che faccio a forza di piangere. Bella cosa, sai, si fa morto. Così per loro i parenti e non conta più nulla. Imbecille, guarda come tu parli, sai. Ma va a finire, Piero, e mi ci fa anch'io, sai. Mi ci fa anch'io. Vanna, vanna! Beh, no. Qui vanno tutti a far girare. Il babbo fuori. La mamma ide. Ora ci va anche lei. E a me. Mi tocca rimettere tutto a posto da solo. E io ti do mano io, Piero, no, no, stai fermo. Ecco da me. Oh, Piero. Ora che siamo soli, ma mi dici un po' come le andava? Come le andava e che? Che siamo tornati qui, nella casa dei ricordi. Ma che ricordi? Di gioventù. Ma lo sai da quando siamo qui? E mi sembra di avere 80 anni di meno. O che ci siete venuto? Col ciuccino in bocca? No, col ciuccino no. Oh, ma poi ci manca, sai. Perché tu non hai capito, a miei tempi, e non si dormiva mia, sai. E i ragazzi, e nasceva con gli occhi sbottonai, e te lo dico io. E mia ome ora, che ti vien su certa gioventù rammollita, che non pensa altro che alla musica ciazze, ai calcio e a motorini. Bellini, guarda, quando ti passa tutti i punzoni per il centro. Oh, ieri ne vidi uno in codesta posizione che passava da via Alzaioli.
Come se non bastasse, e c'aveva anche alzi di rossi e i pantaloni, che se invece di neri e fossero stai color carne, sarebbe sembrato agnuto. Io tu lo sai che non posso star mal zitto gli fo. Da retta, Giorgino, sta attento alle antonate, o non ti scende in tende di dare. Da prima e bosciava. Oh, però quando io gli dissi che ami i tempi e gli ero stato della società sportiva Audaces, oh, e te sei telare, abito e gioventù Piero, e lo chiama sport, quello del Mosolini. Sì, buono, ma farsi venire i muscoli a sedere. I muscoli, e si facevano quando si andava in bicicletta a noi. Oh, mamma mia, ma quelle dove? 35 chili, con l'umacetilene, tromba acustica e gomme piene. Che gita, Piero! Firenze, Viareggio e viceversa, tutto in un giorno. Si partiva la mattina tutti bandati, calzettoni fino al ginocchio, pantaloni di peluche che piccon di sera e maglione alto tipo Ganna con su scritto Audax sempre avanti. Ah, che soddisfazione, Piero! E poi messi a questo modo e sarà anche discretocci. E poi, oh, Piero, lo spirito, quello vero, quello fiorentino, oh, quando si partiva e si tornava e non c'erano stati. Che tempi, Piero, che tempi. Poi c'era con noi un certo Memo, una sagoma, t'avessi visto. Una volta si tornava proprio da Viareggio, guarda, e si passava da Serravalle. Ma che ti devo dire, Piero, ma forse sarà stato per la stanchezza. Sarà stato perché paese, raso, e si faceva la strada zig zag. Un tesce, un gatto dalla macchia che va a finire proprio sotto le rose di Memo. Che risate! Memo, bicicletta, gatto, tutto un monte. Il gatto non si fece nulla, no, ma rimase a puntare il lume acetilene soffiando un dannao, guarda, e faceva quello. Che risaio! Memo lo guarda e gli fa: accidente alla gattaccia di Tomà! Dopo tu mi hai fatto la scala, tu mi fai spendere anche il lume! Ah, che risaio, Piero! Che risaio, che tempi! E poi e si tornava a Firenze e riporta da Cencio! E poi Soracino! Che tempi! Che tempi, quanto una Piero. E le vecchie, no? Le vecchie ve la ricordo. O se vuoi te la racconto. Dunque. È uno tempo, nonno, che c'ho ancora da andare su a rimettere a posto la vostra camera. E c'ho da rimettere la calata, se no stasera, e va andare a letto al buio. No. Nonno, ascoltate, dovessero suonare il campanello. Sì. Un aprite, chiamate me. Va bene. Ah, nonno. Come faceva il gatto? Ecco, faceva Piero, guarda. Ma che mi prendi in giro? Ma guarda il nipote strullo! Vai, sempre più whisky. Piero! Oh, Piero! Andrò io. I numeri, e il numero 5 a Saldasu e portaglio. Chi è? Sono la Marisa, sono la bolognese. Oh, questa? Oh, buonasera. Oh, ma qui non c'è nessuno? Chi la vuole lei, scusi? Ma lei che cosa vuole, nonnetto? Ma chi la vuole lei, scusi? Oh, non sono io che voglio, sa? Sono gli altri che mi vogliono. Ma la signora Gina dov'è? No, la si c'è, perché lei la vuole la Soracina. Oh, no, non c'è. Oh, e dov'è? Ma le andrà a Trespiano. Oh, ma e ci starà molto? No, è qui sopra a Firenze, sa. Oh, ma non ci vorrà mica molto allora per andarci. No, per andare non ci vuole molto.
per tornare è un pochino più difficile. Oh, vabbè, ma avrà preso una macchina, no? Sì, se la, quella dell'Ofisa. Oh, scusi, ma lei chi è? Ecco, io sarei il nuovo ragioniere. Figuriamoci quello vecchio. Come? No, sa, dicevo, io sono di passaggio qui da Firenze. Volevo approfittare per parlare un po' con la signora, ecco. Ecco, la può parlare con me, sa, perché la signora sarà via per un bel pezzo. Sì? Oh, perché non sta forse bene? No, le è andata lassù a fare una cura, Ma ricostituente? No, dimagrante. Ma aveva la pressione? Come? Lo dico, se aveva la pressione. Sì, con l'occasione si è chiuso la pensione per rimetterla un po' a posto. No, dico, se aveva la pressione. Ma la pressione di che? Quella del sangue, no? Boh, se gli faceva pressione il sangue io non lo so. Ora so solo che non gliela fa più. Voglio così, povera signora. Ma, dico, ragioniere? Sì. No, dico, ragioniere, veniamo a noi. Ma, signorina bolognese, veniamo a noi. Sa, ragioniere, io mi sono sempre trovata d'accordo con la signora Gina e spero che mi troverò d'accordo anche con lei. Ma certo, sempre d'accordo, sempre, come no? Allora si potrebbe fare come per il passato? Sì. Oh, mamma mia, ma che succede? Ma non è niente, lei mi nipote e invece torna alla luce. Oh, perché suo nipote fa l'elettricista. No, ma così a tempo penso, sa. Va bene, così resta tutto in famiglia. Sì. Senta la miseria, eppure figli e gli aveva attaccati bene. Ma che da combinato, vero? Nonna, nonno, e gli ha scattato l'automatico. Oh, ma ragioniere, l'attacco subito. Ragioniere, ma stia fermo con le mani, ma non si vergogna, la sua età. Sì, il buio mi vergogno, ma tanto! Oh, mamma mia, ma ragioniere! Accidente all'automatico! Oh, nonno, con chi può chiacchierare? Oh, te! Ma saresti tu il nipote? Ma guarda un po' chi si rivede! Ma come va, Pierone? Vedo bene che non vi conoscete! Da un pezzo! E che tu ci fai? Te qui va via, sai, oh, va via! Oddio, ma così che si tratta la tua Marisina? Ma che Marisina, Marisina? Se torna la mia mamma, la ci concia per le feste, va via, sai, va via! C'entra tua madre! E la c'entra! E anche troppo! Io qua devo parlare con il ragioniere! Ma che ragioniere? Ma con tuo nonno! Ah! Voi da quando in qua voi siete diventato ragioniere? Che t'ho rotto l'ova nel paniere, se vuoi io vo' via! No, no! Non mi fai perdere dell'altro la pazienza, eh! E te, va via, sai, va via! Ma insomma, che devo fare? Devo rimanere o andare via? No! Voi restate! E lei che la deve andare via! Ma insomma, va via, va via! Non te lo ricordi più di quando mi chiamavi Marisina? Sì, ma tu vorrai mica rimanere qui perché ti chiamavo Marisina? No, 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 perbacco! Ma volevo dire solo che, sa, io sono qui per parlare con il ragioniere e... Ecco, vedi, come ti posso dire, la padrona l'è morta. Oddio, come vuoi scherzare? No, non è scherzo, l'è morta. La casa l'è rimasta sfitta, a noi se ne aveva bisogno e la si è comprata, ecco tutto. Qui ora ci sta la mia famiglia. Questa ora è una casa per bene, con della gente per bene. Sì che bisogna che tu vada via. Oh, ma certo, se questa è una casa per bene. Certo, io non ci posso mica stare, vero? Perché io sono una di quelle, vero? Ma dica un po', signor moralista, Proprio non te lo ricordi più di quando mi chiamavi Marisina, vero? Comunque, qui guarda, io non ci voglio proprio restare, non è un posto per me questo. Dico solo che potessi smettere di fare il moralista. Ma in fondo siete tutti uguali. Prima ci venite a cercare e poi quando ci guardate da fuori ci giudicate, vero? E chi vi dà voi il permesso di giudicare, Scusa, non volevo offendere. Ma non sono mica offesa, noi ci siamo abituate, figurati. Dai, scusa. Ma ti pare? Vabbè, allora addio. Ah, no. Arrivederci. Come? Oh, sì, dico, vero? Arrivederci, ragioniere. Arrivederci, signorina bolognese. Però, che fenomeno. Salute a tutti.
Bravo! Non solo voi avete aperto l'uscio senza avvisarmi, ma mi avete fatto reggere anche il lume. Chi è colpo? Il nipote che regge il lume e il nonno. Provala a fare. Oh, Piero, quando siamo in ballo bisogna ballare. Sì, e tante bucce avete di morto fiato. Oh, Piero, tu sapessi da quando siamo qui e c'ho un formicolio dentro. No, no. E saranno i bachi. Metteva a sedere, no, non me lo aprire. Chi è la Marisa? No, un nero. Fa tutta questa strada Chi l'era quella che l'è sortita? Ah, l'era... Non mi di bugie. L'era una pensionante. La cercava della padrona. Ah. E la vannina dov'è? L'è andata a casa di Marco per vedere se la ti incontrava. E ci si sarà perse per la strada. Sai, mamma, il babbo è un ne ancora tornato. E tornerà. Ne sono tornata io, figurati se non torna lui. E sai, ce n'è voluto un po' per entrare nella strada. Non ti dico poi per suonare il campanello. E sarà un'impressione, ma sembra che tutti un guardinchetti. E ci si vergogna, Piero, entrare in una casa come questa, ci si vergogna. Peccato però, perché è una bella casa. Bella, mamma, bella, bella davvero, sai. Anche troppo, ma là non mi piace, ci siamo capiti. Che parli a me, io sono sordo. Però il campanello e lo sente. No, no, e voi io, mettevo a sedere. Ecco, se fosse la Marisa me la passa. No, no. Buonasera, babbo. Ma tu visto? T'avevi paura che non tornasse? Chi l'aveva sta paura? E tuo figliolo? Credevo fosse anche il tuo. Purtroppo. Nonno, venite, c'è da rimettere a posto la vostra camera, su. T'ha detto bene, perché io nella mia roba e mi piace ciacciacci da me. Ciacciacci? Sì, ciacciacci. Sta attento, ciacciacci. Vedete, su. Oh, ciaccione! Ciaccione! Che la levavo lo specchio! E l'aveva bello rotto! Ah, meno male, vai! Come va a Cesira? Come una regina! Vedi, Cesira, oggi, quando sono andato via, sapevo che stasera sarei tornato per dirti quello che avrei dovuto dirti anzi. Sai, io ti capisco. Una notizia come quella che ha ricevuto oggi non si accetta volentieri. Si rimane come sbalorditi, perché appunto l'arriva all'improvviso. Ci si inquieta, ci si arrabbia, si litiga, perché non ci si riflette. E ci ho riflettuto tutti i giorni. E ci ho la testa, la mi scoppia. Ecco sì, tu ci hai riflettuto, ma da te. Vedendo quindi la cosa sempre più brutta di quanto in fondo lei. Ah, perché a te la ti sembra bella. Cesira, io sono tornato qui con la speranza di trovarti, non dico contenta, ma perlomeno un po' più tranquilla. Per avere la possibilità di dirti quello che penso. Per potermi giustificare, insomma. Parla. Sono tutto orecchi. Vedi, Cesira, oggi ti ha detto delle cose che ne sono più grosse di te. Accidente il giorno che ti ho conosciuto. Accidente il giorno che ti ho sposato. Bugie, Cesira. In 30 anni di matrimonio sei litigato tante volte. Ma ci sei voluto anche tanto bene. Io non ho vissuto che per te, te per me e tutte e due per quei figlioli. Dimmi se ho sbagliato, se ho sbagliato. Perché? Tu c'ha ancora dei dubbi?
Ma non mi dire che non voglio bene alla mia famiglia! Tu hai sbagliato, Arduino, tu hai sbagliato! Senti, Cesira, tu devi capire che la vecchiaia non arriva a una determinata età. Si invecchia quando lo spirito non regge più, quando la mentalità non è più all'altezza dei tempi che uno vive. Io sono più vecchio di te, Cesira, eppure non t'offendere, ma mi sento più giovane, perché tu hai non so che pregiudizi, pregiudizi di un mondo passato. Oggi si vive in un altro mondo, è questo che tu devi capire. Anch'io, sai, quando i Martelli mi fecero quella proposta, pensai a tutto quello che poteva nascere, a tutto quello che poteva dire la gente e soprattutto a tutto quello che tu potevi dire te. Ma io ero stanco, Cesira, stanco di lavorare tutto il giorno e di non trovare a casa nemmeno un minuto di pace, di tranquillità. Non la potevo più vedere, la mia famiglia ridotta a quelle condizioni. Ma come dicevo? Ma come può prosperare una famiglia? Non pretendevo mica tanto. Una casa. E che lei in fondo una casa? Il minimo indispensabile. Perché? Tu pensi di averne diritto anche te, dopo aver lavorato tutta la vita. Tu la sì questo diritto. Ma tu la casa. Perché? Perché la costa troppo. Io l'ho trovata poco e l'ho comprata. E ora tira fuori tutti i tuoi pregiudizi. Io non più. Lei è una casa equivoca, la dirà la gente. Ecco, l'era. Ora non ci sta più la soragina. Ora ci sta il solo Arduino o la sua moglie. Ora non si tenga più le finestre chiuse. Ora le s'aprano. No, aspetta. Aspetta almeno fino a domani. Perché? Che ti vergogni? Sì, Arduino. E sarò vecchia come tu dici te, ma mi vergogno. Credi, non è colpa mia. Vedi, parlare di questa casa, vedere clienti che continueranno a venire, lei è più forte di me, ma mi fa essere come un insudicio, nella vergogna. E non mi ci posso abituare alla svelta, via. Ma allora, col tempo... Non te lo garantisco, Arduino, non te lo garantisco. E che tu vedresti, Cesira? Se si mangiasse un boccone e si andasse a dormire. A dormire? Qui? Non do tu andare? È dormitorio pubblico per davvero. Ma che lo so. È tutti i giorni che vo su e giù. E sono andata anche a casa di Marco per vedere di sistemare le cose. E che l'hanno detto? Ma la sua mamma là non c'era. E qui bocco di suo babbo l'ha detto che lui di queste cose non se ne intende. Speriamo. Speriamo che la lo metta su, perché se no quello lascia la tua figliola. No, e gli va troppo bene. Sì, ma è ben d'un anno e va via in una bestemmia. Oddio, Arduino, non saranno mia. Starma, ora si vede. O te? Che eri fuori? A quanto pare. Oh, Marco, me l'ha riaccompagnata a casa. Sì. Le è stato gentile da parte sua. Sa, specialmente la sera, non c'è da fare la tornata sola questa figliola, eh? Allora via, ma me la riaccompagnerà qualche altra volta? Ma forse qualche volta, sì. Come? Forse? Sì, perché noi si è bello deciso. E l'ora di sposarsi. Oddio! Ma allora la sua mamma l'è contenta! Ma ancora la mamma non si è pronunciata. Comunque mamma o non mamma, casa o non casa, noi siamo ben deciso e chi si è visto si è visto. Sì, che via. A lei questa casa e la olida più noia. Ma e che la vuole? A ripensarci bene? No, via. Certo. Lei... E le giovani. Come sarebbe a dire, scusi? No, no, ne ragionavo fra me e me. Ah. Via, e che voi ne pensate se vuoi preparare qualcosa da mangiare? Ecco, brava, tu farai di molto bene. Ecco, giusto perché oggi con tutte queste storie nessuno ha mangiato. Ma di te, io non mi sgranavo. Già, te la dovevi mangiare, un tu la perdi mai. Oh, ecco i colombi, con che avete venne fatto pace. Davvero, nonno, e fra poco ci si sposa. Come? Ci si sposa.
cosa? Bene, così si ciuccia. Il che? I confetti. Via, Vannina, vieni, mi aiutare di là. Marco, la ci scuserà un attimo. Vale fare. Marco, io non so come ringraziarti. E tu sei stato veramente in gamba. Certo, lì per lì un po' mi è dispiaciuto, Però se non mi avessi avvisato un po' prima, non avrei fatto succedere tutto quello che è successo. Ma se non avessi fatto tutta la chetichella, credi a me, la casa, la sarebbe ancora un sogno. Già, o la sua moglie, che lei è sempre del medesimo parere. No, da una mezz'ora a questa parte l'abbelle fatto un bel cambiamento. Ah. E al massimo gli do un par di giorni di tempo. Oh, e questi? E sono clienti per davvero. Arduino, all'attacco! Insomma, ma che mi fai di palla? Sono attita, lei, a quest'ora. Buonasera, Tosca. Prego, la si accomodi. Ma venga, come vedete siamo in confusione. Non ci siamo ancora messi a posto. Che si disturba? Ma che disturbo? La si metta a sedere. No. E si scappa subito noi. E siccome si doveva venire da queste parti e la sua moglie l'aveva dimenticato lo scaldino elettrico nello stanzino, si è pensato di venire a riportarglielo. Grazie, e non ne importava. Ma l'indirizzo chi me l'ha dato? Il Baghero. Ah, il facchino, gli ho dato un cane. Buonasera. 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 Sicché le vanno via subito? Sì, sa d'andare, non sa d'andare. Cesira! Cesina! E c'è il lattino alla Tosca, vieni! Chi è? E ti hanno riportato lo scaldino! Vieni, guarda! Buonasera! Sai, si doveva andare dalla mia mamma e la sta da queste parti. E si è detto si farà un viaggio di servizi. Per me ne hanno fatto anche 30 servizi. Ma non importava che vi disturbasse e veniva da me a ripigliarmelo. E sa, si è pensato che la ne poteva aver di bisogno. Ma siccome gli è agosto, noi e si va ancora a letto a 10. Via, che la ne pensa? Sì, veramente una bella casina. 8 stanze, il bagno e la cucina. Peccato però che... Peccati che? No, dico, se uno non ha scrupoli... Scrupoli la dice, la diaretta sora Attilia. Oh via, in dove siete tornati lo sanno tutti, E poi solo sapevano ci ha pensato il Baghero e sta la su un po' tutti vicinati. Ti esaridano anche di poco. Oh via, suora Cesina, in fondo lei è una cosa buffa, no? Se si pensa ai che l'era questa casa, ai che l'era. Ecco l'era, l'ha un po' teato in meglio, l'era, perché ora non è più signore belle. Ora non si tenga più le persiane chiuse. Ora? E le saprano, e te va per quell'altro. E ditegli a quei signori che ridan tanto, compresi i vostri mariti, perché ci sta che qui ci venissero spesso, che qui non ci sta più la sora Gina. Ora ci sta la sora Cesira con il suo marito e la sua famiglia. E da quando ci stanno loro, questa le è diventata una casa tanto per bene che per persone come voi è un già più posto alla sgomberare. Oh, ma io rimango! No, lei è meglio lavata via. Ma ne ci credo. Sentirti trattare in questo modo, la venga via. Andiamo, andiamo. Cosa la Tiglia? Che c'è? La mi scusi, ma gli volevo dire una cosa e tanto e c'ho qui. Ma che la c'ha da dire? Sentiamo, su, sentiamo, la sputi. Ecco, l'ha detto bene. Oh, che schifo! Ma sono voi tornate e non ci farei un piacere! Oh! Cesira! Ma allora! Sì, Arduino! Questa è casa mia e sono contenta d'esserci! Brava mamma! Così tu mi piaci! Ma ci sarà da litigare un po' i nuovi visitatori,
ma d'altronde l'abitudine a leticare e la si può mi aperte tutta a sé. No, sì, ma badiamo di perdila alla svelta. Oh, sono Cesira, e mi è venuta un'idea. Perché non si va al giornale e ci si fa fare un bel articolo? Che articolo? È un articolo che gli annuncia l'avvenuto cambiamento di proprietà. E soprattutto il ritorno ai buon costume. Mi sembra una buona idea. E che tu ne dici, Arduino? Boh. Oh, ma se vengano giornalisti e voglio essere intervista anch'io, eh? E non è nulla, mamma. E ti metteranno anche la foto sul giornale. Davvero? Chissà come la schianta di rabbia l'attirante la vede. Non sarà la sola a friggere dalla rabbia. Senza contare che si è fatto un piacere anche a tutti il vicinato. Sicuro? E si è bonificato la zona. Oh, sta a vedere ci scappia anche le copie solenne in sindaco. Sì, non si ride, ma se pensa a tutto quello che ho passato e come la poteva andare. Bene, brindare bisogna! Come al solito è un HPO nulla, eh. Però ci ha dato una buona idea, eh? Sì, nonno, si brinda! No. Col vino, ma le dico lo buono! Oh, mamma, e vuoi prenderlo io? Io vado a pigliare i bicchieri! Bisogna ricordarsi di avvertire anche il soppriore! Come? A brindare? Ma che brindare? A benedir la casa e benedirla bene, oh, e la dà bisogno. E il discorso chi lo fa? Fallo te, Arduino, ben via. No, no, fallo te, perché per le chiacchiere bisogna lasciarti stare. Un conto so le chiacchiere, un conto so discorsi. Ma se tu rimani senza parole ora, ai clienti della Soragina, e che tu gli dici? Sta tranquillo, che in certe situazioni le parole le mi mancano di certo. Ma tanto me ne capiti sotto mano e uno, tu vedi come te lo tratto? Oh, a bomba! No. Da buono, babbo! Venti a sedere! E un so per te! Buonasera. Buonasera! Che la sarebbe un cliente, lei? No, per dire la verità, non è la prima volta. Ah, ecco. Perché la mi sembra un po' troppo giovanino per bazzicare questi posti. Sì e no, cioè, sembro giovane, ma l'età ce l'ho tutta. Ho compiuto 21 anni oggi. E se vuole, le faccio vedere la carta. Ma che carta è carta? La ripigli la cartella? Che fa? E la ritorna!